47,2 milioni di ettolitri la produzione per quest'anno stabilita per il 2020 per l'Italia, prima ancora della Francia che farà 45, prima ancora della Spagna che farà 42. Di questi 47,2 milioni di ettolitri di produzione di vino italiano, 11 provengono dal Veneto. E in Veneto c'è il vino italiano più venduto al mondo, ovvero il Prosecco. Siamo tra le colline del Collalto proprio per raccontare questa ultima parte della vendemmia 2020. E siamo venuti ad incontrare una donna imprenditrice e soprattutto operativa, Daniela Caldart. Senta, è uno dei rari casi in cui vediamo veramente l'imprenditrice, cioè il capo, che raccoglie l'uva. Perché bisogna dare sempre buon esempio. Ecco. Se si vuole che anche gli altri diano il massimo. Si sta concludendo questa vendemmia, come sta andando in termini di produzione? Com'è quest'uva? Per noi molto bene, quest'anno veramente stiamo raggiungendo anche un grado babbo molto alto perché siamo intorno ai 14, grado babbo sarebbe gli zuccheri che ci sono prima della fermentazione, quindi naturali dell'uva, e quindi direi una buona annata. Sì, da grande fatica però anche grande soddisfazione, voi che vendemmiate tutto a mano. Sì, certo, io sono assolutamente per la vendemmia a mano perché c'è una grandissima differenza rispetto a quella macchina. Qua ci si accorge delle foglie che non devono andare dentro, non ci si accorge degli insetti che non devono entrare e quindi diciamo l'uva è molto più naturale. Va bene, adesso noi ci vediamo i titoli di questa puntata, lasciamo Daniela vendemmiare ancora un po' e poi proseguiremo in questo viaggio sul Prosecco di queste zone. Da penalizzazione economica, segno distintivo della qualità nel bicchiere, con Daniela Caldart, imprenditrice delle colline del Prosecco, raccontiamo la vendemmia a mano in un'azienda dove il rosa si abbina alle bollicine del superiore di OCG. È trevigiana l'azienda che ha annunciato di poter produrre il turrione bianco o verde anche in autunno inoltrato. Tra sperimentazioni e altre tecniche, l'idea è innovativa con l'acqua di un pozzo a temperatura fissa, oltre i 30 gradi. Sono 12.000 i produttori dell'ortofrutta veneta che hanno registrato perdite del 30% a causa dell'emergenza coronavirus, ma che al momento non rientrano nel decreto rilancio che riconosce la decontribuzione relativa ai primi 6 mesi del 2020. Da oltre 20 anni nello stesso vaso, tutto radici e niente terra, il nostro agrigiardiniere Adriano Favaretto vi fa vedere come si riduce un oleandro senza adeguata manutenzione annuale, ma anche come fare per salvarlo. I bollenti spiriti del Prosecco nell'agrifoglio di questo mese. Nella vigneta di Beppe Fantin le schermaglie tra DOC e DOCG, ma anche all'interno del superiore conegliano Valdobbiadene. Tra loro il governatore Zaia nel ruolo più di giudice che di pacere. Daniela, quanta soddisfazione c'è? Immensa, traspare anche dalla mia gioia. Senti Daniela, ma quanta fatica c'è per arrivare a grappoli di questo tipo? Abbastanza, direi che c'è un grande impegno, un grande lavoro, quotidiano quasi, perché abbiamo la persona che ci cura i vigneti, che è una persona che ama il suo lavoro e quindi la vigna viene trattata con amore. Come mai sei arrivata a condurre un'azienda di superiore? Perché mio padre aveva questa azienda e io ho sempre amato la buona cucina e il buon vino. Sono di tradizione familiare che avevamo anche dei ristoranti e quindi questa passione mi è rimasta nel sangue. Parliamo un po' invece di collaboratori, abbiamo visto gente molto veloce, molto pratica. Come sei trovata quest'anno? Hanno anche del Covid, quindi con tutte le limitazioni. Quest'anno sono stata anche fortunata perché ho trovato una cooperativa di ragazzi pakistani che sono bravissimi, bravissimi, veramente sono molto felice. Italiani no. Difficile, bravi come questi. Adesso noi ci fermiamo invece per le notizie, poi proseguiremo in questa vendemmia. Primo semestre 2020 sotto la lente di ingrandimento di Veneto Agricoltura, che ha provato ad analizzare gli effetti del lockdown per Covid-19 sulle imprese agricole della regione. Nello specifico risulta che nel corso del secondo trimestre gli effetti negativi si sono leggermente attenuati rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. L'analisi prende in considerazione le imprese iscritte nei registri delle Camere di Commercio provinciali. Il trend negativo è proseguito con una flessione dell'1,2% che ha portato a 743.000 il numero totale di aziende attive sia per agricoltura, silvicoltura e pesca.
A San Biagio di Callalta si raccolgono asparagi tutto l'anno, protagonista una realtà ortofrutticola trevigiana all'avanguardia che produce asparagi anche in autunno, per circa 2 mesi in 2 siti produttivi, uno a San Biagio di Callalta e l'altro a Lignano Sabbia d'Oro. La produzione di asparagi parte dalla metà di febbraio, grazie alla disponibilità di un impianto di riscaldamento basale alimentato da un pozzo in grado di fornire acqua calda a 30 gradi centigradi. L'innovazione è grazie al fermo Covid che ha mantenuto buono lo stato vegetativo della coltivazione esistente di 4 anni e non raccolta. Campionamenti e analisi hanno confermato la qualità e la quantità di gemme che potevano fornire turioni commercializzabili. Operazione avvenuta intorno al 20 di agosto. Sono 12.000 i produttori dell'ortofrutta veneta che hanno registrato perdite del 30% a causa dell'emergenza coronavirus, ma che al momento non rientrano nel decreto rilancio e quindi non possono beneficiare della decontribuzione relativa ai primi 6 mesi del 2020. L'esonero straordinario di versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a carico di datori di lavoro è un intervento indispensabile a sostegno delle filiere agroalimentari duramente colpite dalla crisi innescata dalla pandemia. È quanto ribadisce Coldiretti Veneto nel sottolineare che devono rientrare nell'esonero anche le aziende ortofrutticole. Nuovi mercati per il Pinot Grigio, dalla Lituania fino agli Stati Uniti, passando per la Gran Bretagna. La fama della DOC più grande d'Europa non conosce confini tanto da richiamare commercianti internazionali interessati a conoscere la quantità e qualità produttive del vino rivelazione dell'anno. È questo il motivo dell'incontro via web che mette insieme referenti commerciali nuovi dalle Repubbliche Baltiche, dei paesi dell'Est e contatti consolidati con il Regno Unito ed America. Nel Veneto sono 12.000 gli ettari vocati, mentre sono 200 milioni le bottiglie destinate al commercio mondiale prodotte in tutta la DOC. Adesso si sta caricando il vendemmiato. Certo, adesso caricano tutte quante le uve raccolte a mano e verranno portate per la lavorazione. Qui siamo in un'area di quanti ettari? Circa 6 ettari. E alla fine quante bottiglie vengono prodotte ogni anno? Circa 100.000. Perché il mio vino è tutto quanto 100% glera. Quindi c'è il massimo del controllo, voi sapete già sostanzialmente quanta sarà la produzione perché fate anche il diradamento. Sì, esatto. Quindi state all'interno del disciplinare, siete molto precisi. Sicuramente è la parte che viene in esubero, facciamo un vino spumante, sempre di alta qualità perché anche quello rimane sempre 100% glera. L'unica donna in un mondo di uomini qui? No, per fortuna io ho il mio braccio destro che è Carla. Carla Dall'Arche, cosa significa lavorare in questo mondo? Si fa un po' di tutto, dall'ufficio alla vendemmia a mano, ci si adatta a fare tutto. E cosa vuol dire essere donne in questo mondo che è mediamente un mondo di uomini? Siamo pochissime donne, penso, però ci diamo una mano e facciamo tutto. Riuscite a fare squadra tra donne nel mondo del vino? Molto, molto. Molto più degli uomini? Ma è diverso rispetto agli uomini, diciamo che c'è più collaborazione. Quindi magari il prossimo presidente della DOCG potrebbe essere una donna? Ma lo auspico. Allora, Daniela, foto di gruppo per dire che siete una grande famiglia. Certo, certo. Questi sono bravissime persone, bravissimi ragazzi. Mi hanno aiutato tantissimo. Perché verde e rosa? Le donne. Ci dobbiamo sempre distinguere. Senta, prima ho visto che puliva quasi secchio per secchio. Cosa faceva? Tolgo tutte le foglie in maniera tale che arrivino già le uve, solo i chicchi d'uva. Insomma, come se fosse casa sua. Proprio. Va bene, allora proprio per questo adesso noi ci vediamo un servizio del GAL Alta Marca, poi un po' di pubblicità e poi andremo a vedere dove va a finire quest'uva. Scoprire da vicino e farsi emozionare lentamente nel territorio dell'Alta Marca Trevigiana. È stata creata una rete di stazioni di ricarica e noleggio di e-bike per rendere il turismo su due ruote pienamente accessibile a tutti, che è la vera innovazione del ciclismo elettrico. L'offerta turistica di 22 comuni, grazie al GAL Alta Marca, fa un salto in avanti verso una mobilità sostenibile e a disposizione di tutti. È stato creato infatti un vero e proprio anello di percorsi ciclabili che circonda e attraversa le colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. È un'opportunità irrinunciabile
per un turismo lento, pulito, rispettoso del paesaggio e non inquinante. L'area, a ridosso del fiume Piave, si trova al centro della grande ciclovia dell'amicizia, Monaco-Venezia, di 560 chilometri. L'Alta Marca è l'ombelico di questo percorso, ideale cerniera tra la pianura che conduce alla laguna di Venezia e le Alpi che portano ai paesi germanofoni. Ma questo territorio è una palestra a cielo aperto, non solo per la mountain bike tradizionale o elettrica, ma anche per la bici da corsa e naturalmente per il turismo a piedi. Tanti percorsi per camminare in mezzo alla natura. I percorsi sono scaricabili dall'applicazione della regione. Vento Veneto Outdoor. Una rete di punti di ricarica, pensata per i visitatori che vogliono conoscere nel profondo queste zone e scopriranno così un mondo nuovo e antico allo stesso tempo, per attraversare i dolci paesaggi delle colline del Prosecco, costeggiare limpidi laghi e vivaci corsi d'acqua, visitare borghi e città dalla storia secolare, che guardano fiduciosi verso un futuro pienamente sostenibile. In bici o a piedi nell'Alta Marca Trevigiana. Un'emozione continua. Guardate che paesaggio per la seconda parte di Agricoltura Veneta. Siamo con Daniela Caldart dell'azienda Rivalta. Dove siamo qui adesso? Qui siamo nel cuore del Prosecco, siamo a Valdobbiadene. Infatti, se avete notato prima, c'è il campanile che ci fa da sfondo. Abbiamo portato il nostro carico delle nostre uve e adesso viene pesata. 100 quintali? Sì, questi sono i quintali lordi. Ecco, e con Alberto Geronazzo, che è il tecnico, capiamo perché è importante la pesata. Beh, la pesata è fondamentale innanzitutto per conoscere le quantità di uve lavorate, questo ci permette di sapere in che quantità usare i diversi macchinari e poi soprattutto anche per conoscere la resa, confrontando il peso delle uve prima della pressatura e quanto invece delle vinazze dopo la pressatura e quindi conoscere il rapporto tra le due. Daniele, è importante quindi questo passaggio, sembra una tecnicità, in realtà è fondamentale per garantire la qualità in ogni singolo passaggio del vostro prodotto. Certo, noi siamo sempre attenti dalla raccolta, come avete potuto vedere prima, alla pesatura e successivamente vi faremo vedere dove verrà scaricata la nostra uva. Allora, diamo il via al trattore con Daniela. Vai, dagli il via. Via! E noi in questo momento diamo la linea al nostro agrifarmacista Renzo Gatto, che ci parlerà di una cosa davvero particolare, ovvero il melograno in bellezza. Melograno, nome scientifico Punica granatum. È un albero originario dal Punjab in India e viene citato in numerosi testi sacri. È il simbolo della fertilità, il simbolo della femminilità e anche della vita. Facciamo un aggiornamento su un aspetto particolare. Hanno visto che il succo di melograno, una volta ingerito, si scompone in un paio di sostanze che tecnicamente viene chiamato urolitina A e B. Una volta assorbita nell'organismo e trasportata nei tessuti, si è visto che va a rigenerare e a stimolare l'attività dei mitocondri. Cosa sono i mitocondri? Sono praticamente la centrale elettrica della cellula, sono come delle batterie. Con il tempo, con l'avanzare dell'età, queste batterie un po' si esauriscono. Ecco, questa urolitina A ha la capacità di rigenerare questo mitocondrio, praticamente rigenera la centrale elettrica delle cellule. È molto importante questo perché si è visto che ha di fatto una proprietà anti-invecchiamento. Praticamente è l'unico frutto finora in cui è stata dimostrata l'attività anti-aging. Allora, come si deve prendere questo succo? Semplicemente si beve da un mezzo bicchiere a un bicchiere di succo di melograno,
puro e con una certa routinarietà, il che vuol dire che magari 3-4 volte alla settimana, ecco, non di meno. Ma è vero che chi beve il prosecco diventa anche più bella? Sì, speriamo, me lo auguro. In questo momento invece vediamo un momento delicatissimo molto della delicato. Produzione. Perché? Perché adesso le uve vengono scaricate in questa tramogia. Non è una tramogia tanto grande, perché anche qua noi guardiamo la qualità. Una cosa importante da vedere durante questo scarico qual è? È che l'uva verrà pressata in 3 presse adatte per la qualità del vino che verrà prodotto successivamente. Infatti abbiamo scelto questo tipo di pressatura, ecco, con 3 piccole presse. Però la cosa davvero particolare è che quando si scarica si vede la qualità del raccolto a mano. Esatto, perché sicuramente c'è la differenza che qui non ci saranno né cimici né impurità che magari in una raccolta a macchina si possono notare. Che emozione si prova a vedere questo momento della lavorazione? Una grande emozione, perché è un anno di lavoro questo, un anno di lavoro dalla cura delle viti, da tutti i trattamenti che vengono fatti in vigna, tutti i trattamenti biologici. Quindi un'attenzione anche all'ambiente. Anche all'ambiente. Altro momento importante è quando si deve determinare il grado. Esatto, adesso qui viene misurato il grado babbo. Allora, con Alberto Geronazzo, il nostro tecnico, come si misura il grado babbo? Beh, noi per il grado babbo usiamo un metodo molto semplice, che è quello del mostimetro, in sostanza con questo strumento. Questo l'abbiamo prelevato dal carro vendemmia, per cui è proprio il mosto dell'uva che abbiamo appena scaricato. E questo strumento in sostanza galleggerà più o meno a seconda del contenuto zuccherino, per cui da una scala graduata possiamo vedere qual è il contenuto di zuccheri del mosto. Ecco, un contenuto giusto di zuccheri qual è? Beh, diciamo che per il tipo di vino che facciamo noi dovremmo essere intorno ai 13-14 gradi o anche più in certi casi. Come sta andando quest'annata? Beh, quest'annata devo dire buona, il grado zuccherino è ideale, anche per quanto riguarda l'acidità, che è l'altro parametro importante dell'uva, si attesta su valori molto buoni. C'è una differenza tra, diciamo così, l'uva raccolta a mano per la lavorazione e quella raccolta a macchina? Beh, indubbiamente sì, già dall'aspetto visivo si può notare che un'uva vendemmiata a mano appare con il grappolo intero, mentre l'uva vendemmiata a macchina tende ad essere già schiacciata nelle prime fasi, e questo non è positivo soprattutto in termini di ossidazione del mosto e anche di fermentazione precoce. Può essere fondamentale cambiare disciplina della diocesi imponendo la raccolta a mano come garanzia di qualità? Beh, la raccolta a mano già è obbligatoria su certe sottodenominazioni, per cui quando parliamo del Valdobbiadene, della diocesi di Rive e del Cartizze è già imposta. Sicuramente dovrebbe essere anche riportata a mano su tutte le altre tipologie all'interno della diocesi. Io sono proprio con questo messaggio, raccogliere a mano tutta la diocesi. Ci troviamo di fronte a una pianta di oleandri da rinvasare. Ormai lui, come vedete, ha raggiunto il massimo del suo, anzi sta perdendo un po', perché non è mai stato lavorato. Questo qui è un 15-20 anni che è invaso, quindi solo acqua non basta, bisogna dargli anche terra. Vedete? Sono solo radici. Qui bisogna andare giù pesanti. Vedete, io accorcio anche il fondo, perché è proprio sul fondo che le radici hanno fatto, è come il feltro. Dopo, da questi tagli, lui emetterà delle radici nuove. Adesso passiamo all'invasatura. Chiaramente preparate un buon terriccio, della terra da campo normale. Con dei terricci abbiamo messo del concime organico, uno stagno lattico pelletizzato. Riempiamo il fondo, più o meno l'abbiamo messo alla quota dentro qua, se volte il manico del bail giù lungo il bordo, in modo che c'è un po' di assestamento. Adesso passiamo con poco l'acqua, allora piano piano attorno al bordo, senza fretta. Come vedete, l'acqua che abbiamo dato è scesa giù per bene, lasciando anche un bordino, diciamo, il che vuol dire che proprio l'acqua è scesa giù coprendo tutti i vuoti. Adesso noi andiamo un attimino a rincalzare un po' con del terreno, ancora del terriccio, appena appena, e questo è a posto. Auguriamo un buon lavoro a voi, ma soprattutto tanta salute alla pianta.
Un altro punto di vista delle colline UNESCO, questa volta visto da un'altra parte di Val d'Obbiadene. Siamo a Bigolino e ci siamo spostati qui nella sede di Rivalta. Qui siamo nella nostra sala degustazione, dove arrivano i nostri clienti, i nostri ospiti, e vi facciamo assaggiare il prodotto finale. Però devo dire, la maglia da lavoro sta sempre vicina. Certo, perché bisogna ricordarsi da dove partono tutte le fatiche. Ecco, parliamo dei prodotti. Intanto i miei vini li ho messi tutti quanti in questi quadri, perché voglio far risaltare quanto queste sono delle opere d'arte. Noi partiamo dal Tranquillo, che è proprio la base, perché è un vino che non è possibile lavorare in cantina, quindi si sente proprio quel leggero petit anche. Ha una leggera frizzantezza, ma è di naturale così. Ecco, poi? Poi abbiamo il frizzante, che si differenzia dagli spumanti perché fa 3 atmosfere. E poi abbiamo tutta una serie di spumanti. Beh, questo è il nostro top. Partiamo dal top, che è questo, che è il nostro nero. Questo è un Brut e ha 5 di residuo zuccherino. Facciamo solamente 3.000 bottiglie di questo vino. Perché è il 50? 50 è perché è la nascita del consorzio, quindi della nostra DOCG. Poi abbiamo il Brut Convivio, questo è un prodotto che prende tantissimi premi e negli anni ci ha dato tantissime soddisfazioni, che si chiama Convivio, tra l'altro, che i miei vini hanno tutti dei nomi. Questo è Incontri, l'Extra Dry, per antonomasia, perché normalmente il Prosecco una volta era conosciuto soprattutto per l'Extra Dry. E questo è il millesimato Dry. Millesimato, solitario, questo nome è dato proprio perché questo vino può essere il top come diamante, ma può essere anche bevuto, degustato da soli. Cos'è che può portare di più una donna in questo mondo del vino? Beh, il tocco sicuramente, l'attenzione, perché le donne sono molto attente sia alla produzione, quindi alla qualità, ma sia anche all'immagine, quindi anche come la presentazione di come viene fatto il prodotto. Poi voi avete fatto anche un'altra operazione a tutela di questo territorio. Voi non avete costruito ex novo, ma avete fatto un recupero industriale. Certo, questo abbiamo recuperato un ex scatolificio. Adesso noi ci fermiamo per le previsioni del tempo con il generale Giancarlo Iannicelli, dopodiché andremo a vedere prodotti, ma soprattutto mercati. Siamo entrati anche nella realtà in un contesto autunnale. L'alta pressione si è attenuata, si è ritirata sull'Atlantico e ha preso piede, ha conquistato un po' tutta la nostra penisola, una depressione anche abbastanza profonda. Oltretutto è una depressione che si muove lentamente, stazione è incastrata da due alte pressioni, una ad ovest e una ad est, quindi prolunga i propri effetti. C'è da dire però che gli effetti più intensi si sono verificati e si verificheranno sul resto d'Italia. Il nord-est forse è quello che ne risentirà meno per adesso. Infatti abbiamo visto, insomma, prevediamo per sabato una nuvolosità irregolare, ancora qualche brevissima pioggia residua, ma nulla più. Il contesto è di clima asciutto, compreso domenica. La mattina una velatura del cielo, un po' di foschia che è tipica, anche un bel paesaggio con questa foschia che poi si attenua, si dissolve velocemente. Non sono previsti fenomeni, così come il tempo sarà stabile più o meno, ripeto, sempre nell'ambito autunnale, per lunedì, martedì, mercoledì, quindi per metà della prossima settimana. Da giovedì dovrebbe arrivare, sempre in seno a questa depressione piuttosto ampia, una serie di sistemi perturbati che interesseranno le nostre zone con temporali ricorrenti, quindi con precipitazioni anche intense, che però, come sempre, il temporale è intenso, è limitato nell'estensione e poi passa velocemente e lascia spazio a qualche rasserenamento. Comunque il tempo, ripeto, sarà instabile e probabilmente durerà per diversi giorni, andrà ben oltre la prossima settimana. Intanto in questi giorni i venti saranno deboli, direzione variabile. Le temperature subiranno un calo, quindi le minime tra i 10 e gli 11 gradi, le massime in pianura sempre intorno ai 19-20 gradi, naturalmente in pianura. Il mare inizialmente sarà mosso, molto mosso, poi il moto ondoso tenderà ad attenuarsi. È tutto.
Guardate questo tetto a volta, uno degli ultimi dei capannoni di un tempo, i capannoni di un modo di fare economia in questi territori che non c'è più. Era uno scatolificio, adesso è diventato invece un punto vendita dell'azienda Rivalta. Siamo sempre con Daniela Caldart. Avete deciso di recuperare per non consumare nuovo suolo? In Veneto c'è abbastanza cemento, quindi diciamo che non sono di quelle che piace costruire dappertutto. Poi tra l'altro sentite questo rumore di sottofondo, sono le lampade ancora originali dello scatolificio, a dimostrazione che l'archeologia industriale si può applicare anche a un prodotto come il Prosecco. Certamente, infatti abbiamo mantenuto esattamente tale quale come l'abbiamo trovato, ristrutturandolo ovviamente. Ecco, però adesso siamo qui per parlare di prodotto e mercati. Allora, intanto, quali sono i vostri mercati? Beh, noi diciamo che esportiamo in tutto il mondo, dalla Colombia a Taiwan. Il nostro mercato più importante rimane comunque sempre l'Italia. Il rapporto con la DOC per chi produce il DOCG è una guerra continua? È una guerra continua perché purtroppo il consumatore non si riesce ancora ad orientare bene, fanno fatica addirittura delle persone di settore a spiegare esattamente la differenza tra la DOC e la DOCG. Noi dobbiamo far passare il messaggio che per avere un prodotto di qualità c'è dietro del duro lavoro. E allora terminiamo con un brindisi e un augurio a questa DOCG e alla vostra azienda. Mi auguro di riuscire a far passare il messaggio che dietro a un bicchiere di vino c'è una grande fatica, e quindi auguro a tutti che capiscano che il DOCG è un prosecco superiore. Bene, adesso mentre aspettiamo che Daniela Caldart stappi questa bottiglia, io ringrazio tutti voi per l'attenzione, come sempre le ultime parole le lasciamo come ogni fine mese all'Agrifoglio con Beppe Fantin e le sue vignette, e noi come sempre ci vediamo la prossima settimana. Adesso stappiamo. Ciao a tutti! L'Agrifoglio di questo mese ha voluto pungere la guerra del Prosecco e chiaramente l'ho dedicata anche al nostro governatore Luca Zaia. Come ho visto Luca Zaia? L'ho visto come paciere tra la DOC e la DOCG, rappresentate dalla caricatura dei due presidenti. Con una frase: fate l'amore e non la guerra. Non siate servi della glera. Con questa vignetta vi saluto, vi auguro un buon autunno e ci vediamo l'ultimo sabato di ottobre. Ciao a tutti!